Lo slogan è stato «La violenza non è uno sport». In occasione della Settimana Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, il Panathlon Club di Ariano, in collaborazione con il Comune, l'Istituto De Gruttola e con il patrocinio del Consiglio regionale della Campania, Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne, ha proposto l'evento «Voce al silenzio, azione e reazione». Nel corso dell'evento ho illustrato il progetto EduKick, che si prefigge di promuovere le attività motorie, migliorare i propri comportamenti sociali e gestire le emozioni attraverso il kickboxing. Il progetto, promosso da ASD Area 3, ha visto la partecipazione del maestro Michele Ferraro e del coordinatore docente dell'Istituto De Gruttola, Antonio Di Rubbo. Quando la donna si reca da noi, si reca in stato di esasperazione, agitazione o perché è stata percossa qualche minuto prima. Al primo impatto la donna ha voglia di sfogarsi, ha voglia di essere tutelata, ma in un momento immediatamente successivo iniziano i ripensamenti. Noi guardiamo favorevolmente a quello che è il progetto di legge che in questi giorni a cui si sta lavorando da parte del governo, perché mira proprio a tutelare la donna in questa fase. Quello che noi cerchiamo in questo momento come avvocati per la tutela del cliente non è una pena certa, perché la pena certa c'è, e i giudici ci vanno anche sul pesante per quanto riguarda l'applicazione della stessa. A noi servono le misure cautelari pronte, urgenti, una comunicazione tempestiva alla vittima nell'ipotesi di scarcerazione o di sospensione della misura cautelare, un braccialetto elettronico a carico dell'autore del fatto in modo che sia perfettamente controllabile. Questo a noi serve e su questo si sta operando in questo momento da parte del governo. Allora, il progetto si chiama EduKick ed è stato approvato dal Panathlon di Ariano Irpino, l'abbiamo fatto qui all'Istituto De Gruttola, sempre di Ariano, e ha due obiettivi fondamentali: quello là di far migliorare i comportamenti sociali che possono essere dei ragazzi, sia verso i propri coetanei sia verso gli adulti, tramite le arti marziali, sport combattimento, nello specifico nel kickboxing, e sia di dare, specialmente purtroppo causa gli ultimi fatti di cronaca, delle situazioni che possono essere di difesa personale, specialmente purtroppo alle ragazze.